Buongiorno amici dell'acquario, che in verità fra le mie amicizie non siete tantissimi, quindi questo segno credo di non averlo mai fatto con l'oroscopo mensile, però questo mese non è di particolare interesse, però il discorso ci aiuterà sicuramente a capire qualche cosa. Innanzitutto, io poi quando parlo dell'acquario penso sempre all'era di acquario, che è una cosa abbastanza interessante perché dovrebbe essere il confine dell'epoca su cui viviamo. Ci sono delle cose molto molto belle che sono state introdotte in questo campo da Rudolf Steiner e sarebbe bene parlarne a lungo di questo, dell'anno platonico perfetto. Sono un sacco di cose teosofiche, sta parola magari un giorno ve la spiego, che sono molto molto interessanti rispetto all'era di acquario. Detto ciò, allora iniziamo a ragionare un pochino su quel che c'è nel cielo. Innanzitutto siamo al 2 di ottobre oggi, quindi è un quadro in evoluzione quello che vediamo. Abbiamo il Sole in bilancia e questa è una cosa importante per gli acquariani. Adesso c'è anche Marte, ma fra un po' se ne va, come se ne andrà anche il Sole. C'è Mercurio che tra un po' invece entra in bilancia, bilancia dovremmo dire segno amico, in realtà semplicemente, vedete, sta messo qui in modo che se fate un triangolo l'acquario sta qua, sempre geometria, eh? E Venere nel Leone, ma mi sembra che l'avevo già detto, gli altri pianeti, i pianeti lenti, sono in Toro, ci sta passando adesso davanti la Luna. Saturno è a pochissimi gradi nel segno dei pesci ed è in modo retrogrado, peraltro, e Nettuno anche. Premesso ciò, allora, cominciamo a parlare dei focus di questo mese. Allora, sicuramente una delle prime cose di cui vi accorgerete in questo mese, che comunque è un mese positivo, essendo il Sole nel segno amico della bilancia, faccio un po' l'astrologo televisivo, essendo il Sole per un bel po' di tempo nel segno amico della bilancia, è un mese tutto sommato che scorrerà abbastanza velocemente, se non fosse per l'entrata di Marte, il giorno 12, se mi ricordo bene, ma sicuramente mi ricordo bene, eccolo qua, del Sole all'interno del segno dello scorpione. Allora, Marte nel segno dello scorpione è uno di quei pianeti che cambia tanti equilibri. Dobbiamo ringraziare che gli aspetti poi con i pianeti lenti non sono così importanti perché altrimenti sarebbe qualche cosa per il destino del mondo interessante, perché Marte nello scorpione libera tutta una serie di sue caratteristiche negative che molte volte vengono prese come atti, è il momento in cui iniziano delle grandi rivoluzioni, ma non di tipo culturale, di tipo militare, di tipo dove c'è il sangue, insomma. È una specie di tributo zodiacale di Marte. E questo qua, il segno dell'acquario, non fa particolarmente bene perché li rende irascibili, li rende cattivi, ma nel senso l'acquario c'ha una sorta di senso di giustizia che ogni tanto viene messo in crisi, e questo è uno dei momenti in cui lo sarà in maniera prepotente. Quindi cerchiamo di essere attenti a questa cosa. Non è una cosa che potete governare troppo perché è una cosa che riguarda l'umore, però è un momento di particolare tensione, quindi attenzione sul lavoro, perché il Sole vi dà, e anche Mercurio che come vedete dopo un po' si congiungerà proprio al Sole lì, quindi ci sarà poi anche l'eclissi di Sole in bilancia. Qui sarà un momento sicuramente buono, ma attenzione a questo Marte che è lì a sobillarvi in maniera pericolosa. Vale anche un po' per i sentimenti, per la famiglia. Cerchiamo di capire come possiamo arginarlo. Un modo per arginarlo è cercare di portare via nella prima parte della giornata o la sera questo nervosismo.
Quindi di concentrare quello che vi farà arrabbiare nelle prime ore del mattino o nelle ultime ore della sera, in modo da poter avere la finestra, dopo un paio di ore quel nervosismo vi sarà passato, e quindi di poter avere una finestra di apparente serenità. Quindi cerchiamo di disinnescare questo Marte affrontando queste questioni in orari dove la nostra rabbia conta poco, dove abbiamo poche relazioni sociali, dove non abbiamo i figli davanti, dove non abbiamo la moglie davanti. Insomma, naturalmente ognuno varrà per sé. Fossi io probabilmente un acquario, cercherei di concentrare queste mie elucubrazioni tra le 8 e le 10 di mattina, in modo che poi il primo pomeriggio è completamente salvo e metterei a fare le cose più importanti. Anche perché è un buon mese per chi scrive, per chi fa ricerca. A proposito, proprio per il fatto che ci sarà l'eclissi di sole il 14 è un momento in cui l'acquario potrebbe rivedere a rialzo anche parte della propria cultura, ok? Quindi questo potrebbe essere interessante, perché magari si sblocca finalmente qualche momento che si sblocca finalmente una vostra astasi culturale che non si muove da tanto tempo. Non lo so, chi ha fatto la laurea triennale potrebbe desiderare di voler fare la laurea specialistica e troverà la motivazione in questo mese. Chi vuole studiare cose più complesse di quelle che fa, oppure vuole essere promosso. Io faccio poi l'oroscopo, è rivolto a tutti chiaramente, ragazzi. Io a volte cerco di prendo sempre più o meno l'ambiente vicino a me. Però se io fossi, non lo so, un operaio, magari andrei a fare un corso di disegno per diventare disegnatore, perché magari non mi piace più il lavoro in fabbrica, oppure è diventato pesante perché comincio ad avere una certa età. Insomma, è un momento abbastanza importante per l'acquario, e questo nuovo corso, tra molte virgolette, nasce sotto degli ottimi auspici, che è questo eclissi, che vi ricordo, parziale di sole. Va bene, e cosa importantissima, Venere finalmente se ne va dall'opposizione al sole. In realtà Venere soltanto nel leone dava particolarmente fastidio, però con tutti i moti retrogradi e tutto il resto questa cosa è durata abbastanza. Ci sono stati degli ambienti, non torno indietro per farveli vedere perché penso non siano interessanti né per me né per voi, però sappiate che negli ultimi 3 mesi soprattutto, e anche un po' di coda, e avete sofferto abbastanza questa opposizione di Venere. Il fatto che passi dal leone alla Vergine è una cosa buona, perché poi Venere, quando è nel segno della Vergine, sta abbastanza bene, molto accomodante, passa su tanti dei difetti che l'acquario ha, che l'acquario è irascibile di suo, incontentabile per altri versi. E se uomo, molte volte una persona estremamente comoda che dopo un po' si siede dentro le relazioni, questa Venere porterà, anche perché è molto vicino a Lilith come ben sapete, questa Venere porterà una buona ventata di freschezza. E vi consiglio come giorno il 21 è un buon giorno per i sentimenti, per il segno dell'acquario. Molte volte questi giorni che vi do sono dovuti quasi essenzialmente al ciclo della luna, che naturalmente dura un mese, gli altri anche un mese è piccolo rispetto ai tempi dell'astrologia, quindi è meglio centellinarle un po', perché siamo lontani da queste cose qui. E c'è anche l'eclissi di luna, vi ricordate, che è a fine mese, quindi esattamente dopo altri, eccola qua la luna che si avvicina al sole che è dall'altra parte, che è quindi il 28, che dovrebbe portare sicuramente delle notizie, delle novità anche importanti, di quelle lì che segnano un po' la vita. Quindi magari, non lo so, potreste, per come è messo l'acquario rispetto a questo fenomeno,
un'idea potrebbe essere quella magari di avere la notizia di una nuova nascita all'interno di una famiglia, perché no? E, oppure di un investimento sempre fatto tramite la famiglia, abbastanza importante. Sì, sono le case relative che mi fanno dire questo, poi dovremmo parlarne, perché se partiamo da qui, vabbè, 1, 2, 3, sostanzialmente 4. Ci sono dei giochi dovuti alla... cioè, diciamo che questo avviene nel settore che normalmente per l'acquario segni solare riguarda la famiglia. Tutto qui, tutto molto semplice. E una cosa importante a livello di sentimenti è che probabilmente, se siete single soprattutto, all'acquario verrà chiesto di spostarsi tanto, quindi di muoversi per i sentimenti. Però all'acquario non penso interessi moltissimo questa cosa, perché come dicevo Venere è positiva, però sappiate che comunque sarà un mese che per i sentimenti sarà molto dispendioso, perché dovrete muovervi tanto. E per quanto riguarda l'energia che avete, non strafate, nel senso che sicuramente Venere che entra in Vergine e il Sole dentro la bilancia vi daranno molta forza. Attenzione però a tutto quello che è lo strafare, nel senso che normalmente l'acquario ce l'ha per indole, si carica più peso di quanto potrebbe, cerca di correre più veloce di quanto gli serva. Chiaro, se siete degli atleti non c'entra niente, però è il momento dove i muscoli, i tendini non sono proprio ben voluti dalle potenze celesti, e quindi potresti avere qualche infortunio di questo tipo, quindi state tranquilli. Una cosa buona è che bioritmicamente, mamma mia, io sono mancino contrastato, quando devo dire queste parole è sempre un problema, bioritmicamente è un bel momento in cui è tutto insieme, cioè la testa, il cuore e la psiche viaggiano sullo stesso filo. Viaggiando sullo stesso filo, questo è tutto perfetto. C'è un bel acquario dove non ci sono scompensi. E questo è un aspetto, vi dico, astrologico che vorrei avere io in questo momento, che mi piace veramente, veramente tanto. Tra l'altro, come vedete, poi a fine mese ci sarà anche Mercurio e il Sole, che sono tutti nello Scorpione. Vedete che bell'assemblamento, che sarà buono per lo Scorpione, ma che naturalmente darà parecchio fastidio all'acquario. Questo perché quel settore di cielo è abbastanza rompiscatole, perché poi ci sono anche le stelle dello Scorpione. Noi pensiamo sempre alla costellazione, ma ci sono le stelle dello Scorpione che ogni giorno rompono le scatole in maniera diversa. E alcune di queste stelle sono proprio stelle cattive, sono in tutti i segni le stelle cattive, però queste qua danno particolarmente fastidio all'acquario. Quindi magari entro fine mese potrebbe arrivare qualche cosa che combina tutta quanta questa roba, tipo un disastro economico, tra parentesi, si tratta sempre di piccole cifre, ma che avete combinato perché magari non vi siete fidati di una persona a causa dell'effetto di questo Marte. Non lo so, vi faccio un esempio. Dobbiamo comprare il divano, ok, cara, compriamo questo divano. No, non mi piace questo venditore, compriamolo da un altro. Andiamo dall'altro, l'altro ci frega. Oppure l'altro ci fa un prezzo più alto e abbiamo perso 20 giorni. Quindi questo è per farvi capire un pochino questi aspetti un po' veloci, come potrebbero andare. Quindi insomma, un mese sicuramente interessante, e con le novità che vi ho detto, con i sentimenti che vi ho detto, una bella serata per uscire potrebbe essere anche il 16, questo sempre per l'acquario, soprattutto se siete donne e dovete conquistare un uomo, il 16 è una bella data. Vedete anche qua di non strafare, nel senso che, per come ci raccontano gli astri, il vostro potere seduttivo non è legato a come quella sera apparirete, ma più a quel che sarete. Quindi magari donne dell'acquario che devono conquistare, ma vale anche un po' per gli uomini, anche uomini con uomini, donne con donne, purtroppo non sono un esperto di questo tipo di mondo, quindi non vi posso aiutare troppo, però vi do questo consiglio. Cercate di essere sobri nel vestire, anche se siete uomini, cioè non sfoggiate,
però intrattenete un bel discorso. Non parlate assolutamente di voi, è un momento in cui dovete ascoltare tanto, è un momento in cui l'acquario che ascolta diventa più bello, quindi non parlate assolutamente di voi, nemmeno in maniera negativa, però questo è importante, mettetevi lì ad ascoltare e date consigli centellinati di molto buon senso, ok? E questa è la chiave per il cuore di queste persone. Va bene, vi ho detto più o meno tutto, vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima. C'è anche l'oroscopo della settimana che trovate e dove racconto forse anche qualcosina in più rispetto agli altri segni. Un caro saluto!